bentornati sul mio canale. Oggi voglio preparare un primo piatto davvero buonissimo e oserei dire dal connubio perfetto. E sono le tagliatelle, seppie e carciofi. Vediamo subito gli ingredienti. Per preparare le tagliatelle userò queste qui della Massimo Zero, delle seppioline che ho preso già surgelate e pulite, e sono circa 400 grammi, dei carciofi che ho già pulito e tagliato a listarelle, 4, mezzo dado, dei pomodorini, se non avete queste qui ciliegine va bene anche il grappolo, olio e sale. E io purtroppo l'ho finito, ma serve anche del prezzemolo. Andiamo subito a preparare. Allora, come ho già detto in precedenza, io ho già tagliato e pulito e tagliato i carciofi e messi in acqua fredda con la spremuta di un limone. Adesso vado a tagliuzzare con la forbice le seppioline, così. Adesso in una padella verso un filo d'olio e uno spicchio d'aglio sgusciato e porto sul fuoco. L'olio è caldo. Adesso aggiungo le seppioline, così. Nel frattempo che le seppioline si cuociono, taglio a spicchi i pomodori. Così. Adesso vado ad aggiungere i carciofi. Se volete potete sfumare anche con il vino bianco, solo le seppie prima di aggiungere i carciofi. E aggiungo anche i pomodorini. Ancora rosolare per altri 5 minuti. Adesso vado ad aggiungere metà del dado, un po' d'acqua, così si crea il sughetto, no? Mescolo. Copro con il coperchio e lascio cuocere per una ventina di minuti a fiamma bassa. Bollente. E le mie tagliatelle. E porto a cottura. Qui nel frattempo vado ad aggiungere un po' di sale perché le assaggiate ci vuole, così do una mescolata e aspetto. Non appena le tagliatelle sono cotte, le scolate e le condite con il sughetto di seppie e carciofi. Aggiungete poi in ultimo anche del prezzemolo tritato e del pepe e buon appetito! Eccole qui, le tagliatelle, seppie e carciofi sono pronte. Se questa ricetta vi è piaciuta, cliccate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e queste e tante altre ricette le trovate sulla pagina Facebook Zero Glutine 100% Bontà. Un bacione a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!